Sindaco, oggi pomeriggio noi con Salvini manifesteranno in piazza contro lo Ius Soli intanto. Ecco, noi siamo alternativi a noi con Salvini. Noi siamo noi per il popolo delle solidarietà, della giustizia sociale, dell'uguaglianza. Loro sono per se stessi. Loro sono semplicemente quelli, se io sto bene tu puoi pure morire, puoi pure schiattare. Invece non si costruisce un futuro migliore così. Il futuro migliore si costruisce con la solidarietà, con l'accoglienza, con la ridistribuzione delle ricchezze, finendola con l'Europa del liberismo, delle oligarchie, della concentrazione del potere. Se l'Europa avesse pensato più ai popoli, ai bisogni, ai diritti, alle libertà, non staremmo a questo punto, invece di pensare alle guerre, invece di pensare solamente alle banche, solamente alla moneta unica. È complicato dal basso costruirla un'alternativa, perché Napoli non ha la possibilità, però almeno parlare un linguaggio diverso e provare a praticarlo produce energie positive. Guardate oggi in conferenza stampa quanti rappresentanti di associazioni, movimenti, quanti cittadini, quanti ragazzi, quando si dice che c'è l'antipolitica dai giovani, ma di che parliamo? Qua almeno nella nostra città, ma non solo nella nostra città, io ho visto giovani che fanno politica con passione nell'esclusivo interesse della costruzione di una comunità in cui si possa vivere meglio, con la solidarietà, senza nessun interesse economico. Poi invece c'è tutta un'altra pagina che è quella di chi persegue interessi privati strumentalizzando cariche pubbliche e cariche istituzionali. Lei ha fatto un accenno durante il suo intervento a un incontro oggi a Roma al Viminale nel pomeriggio. Sì. Ci può dire, incontrare il ministro? Poi ne parliamo dopo, sì, incontro anche il ministro dell'Interno e altri autorevoli esponenti del Viminale. Dobbiamo parlare di diversi argomenti perché è importante, insomma, portare all'attenzione del Ministero questioni che vanno dai temi degli enti locali, e quindi la città di Napoli, ai temi della sicurezza, ai temi dei migranti. Andremo con le nostre idee, con le nostre proposte, che diciamo sono molto alternative alle oligarchie, allo strangolamento degli enti locali, alle politiche di Grillo e Raggi, alle politiche di chi pensa che il pericolo per la sicurezza siano i poveri. Insomma, portiamo le nostre proposte, le nostre idee, con quello spirito di dialogo istituzionale che ci ha sempre contraddistinto. Una città autonoma ma che vuole fortemente il dialogo con le istituzioni, pur nelle diversità politiche che sono tante. Noi in questi mesi stiamo cercando di rafforzare al massimo il dialogo istituzionale con tutte le articolazioni del governo del nostro paese, quindi andiamo a portare idee, proposte e anche, come dire, problemi che sono ancora irrisolti e che sono di competenza dello Stato.